dell'oro tour 2014. Intanto, che bello l'età dell'oro, insomma, un po' di luce, un po' di ottimismo. Senz'altro, perché fa parte un po' anche dello spirito con cui portiamo avanti il nostro progetto musicale, quello che lo stare tanto a lamentarsi non sia poi la strategia più vincente, ma essendo che si ha una sola vita, la strategia vincente è godersi il proprio presente, godersi il proprio momento. Quindi noi diciamo, viviamo in un'epoca bellissima, piena di musica bellissima, un po' proviamo a portarla in giro noi. E poi al di là del fatto che non abbiamo una particolare affezione a questo materiale, loro, anzi in realtà mai visto. Non ne vediamo passare tanto, però siamo realmente tutti felicissimi di questo trascorrere questi anni attraverso queste novità, questi concerti, questo disco e tanta gente che sta cominciando a interessarsi al progetto, quindi è un bel manifesto. E poi vi dico una cosa in più, che è un piccolo segreto, se volete, che l'età dell'oro, noi svegliamo l'origine del nostro nome. Allora, l'orage vuol dire temporale in francese, però se tu lo scomponi diventa l'or. Age, che come il film di Buñuel è l'età dell'oro. C'è un doppio gioco di parole. E l'Orage nascono nel 2009 e sentono un po' la rappresentanza di quei gruppi che se la sudano, ecco, suonano i concerti, si fanno conoscere, percorso, arrivano alla pubblicazione dell'album, interviste, insomma. Che tipo di esperienza è stata quella dal 2009 fino ad oggi? Un'esperienza, diciamo, determinata, perché avevamo tutti chiaro in mente che avremmo voluto fare di mestiere i musicisti dell'Orage sin da subito, e naturalmente abbiamo molte collaborazioni satellitari, ognuno di noi ha in seno altri progetti, però sin da subito avevamo come l'impressione che avevamo per le mani un'occasione speciale che non andava sprecata e al contrario andava curata, andava lavorata, e quindi ci siamo messi a provare parecchio. Abbiamo una bellissima sala prove ricavata in una falegnameria di un carissimo amico nostro, e poi abbiamo lavorato a Torino, abbiamo conosciuto dei poeti, abbiamo conosciuto dei registi, abbiamo conosciuto dei discografici, poi abbiamo conosciuto un ufficio di management, abbiamo conosciuto tutte queste persone. Vedo gente, faccio cosa, alla fine riesco, esatto, a entrare in giro. Abbiamo giusto, creato la nostra così. Rete, cercando di fare sempre quello che ci piaceva, fondamentalmente. Veniamo al suono dell'Orage. Insomma, fate folk, però con una, diciamo, ecco, con una certa attenzione proprio nella scrittura delle canzoni, sia nel significato dei testi e nelle storie che raccontano le canzoni, sia proprio una struttura, nella struttura melodica, diciamo, in alcuni casi molto anche pop, mettiamola così. Sì, sì, a noi quello che ci interessa del folk in questo progetto, perché i miei colleghi Vincent e Remy in particolare fanno anche poi ricerca in campo, diciamo, più filologico riguardo alla musica tradizionale, ma ciò che ci interessa del folk nel progetto L'Orage è l'attitudine e il suono, la strumentazione. Quindi noi prendiamo dei brani originali scritti da un contemporaneo consapevole di esserlo, che in questo caso sono io, quindi brani che vogliono essere, insomma, dipende dai giorni, ma brani che comunque vogliono essere moderni e parlare alla modernità, e lì li arrangiamo, li suoniamo, li ceseliamo in fase produttiva con i colori e l'attitudine della musica folk, quindi anche gli strumenti come la ghironda, l'organetto diatonico piuttosto che la cornamusa, o anche, insomma, le corde acustiche, e invece una forte base rock ed elettrica, quindi batteria, basso elettrico. Invece la scrittura dei testi come arriva, come viene? Beh, la scrittura, dal punto di vista della scrittura dei testi, io sono un cantautore in qualche modo, io cerco di lavorare in una misura breve, non mi piace molto le canzoni lunghissime, cerco di fare delle canzoni che abbiano anche nella velocità una caratteristica e nella memorizzabilità. Racconto spesso che io non scrivo le mie canzoni nascono già cantate e vogliono essere fatte per essere cantate, quindi cerco anche una piacevolezza nel canto e nella cadenza delle parole sul canto. Domani ci sarà anche un ospite insieme a voi sul palco, una voce femminile che ha raccolto nel corso degli anni tante collaborazioni importanti. Assolutamente, è un'amica, si chiama Christine Naif Eren ed è una valdostana, anche lei è emigrata prima a Milano poi qui a Roma per portare avanti una sua carriera che ha già brillato parecchio e continua a produrre. Esempio di migrazione a sud. Esatto, a sud. Ed
ed è un'amica che ha una super voce, che ha anche lei una capacità compositiva ed è anche polistrumentista, suona diversi strumenti, quindi con lei abbiamo avuto già diversi contatti. L'ultimo era una manifestazione di alpinismo, un premio internazionale di alpinismo che si tiene a Courmayeur in Valle d'Aosta, che si chiama Le Piole d'Or, dove abbiamo interpretato un suo grande successo che è Anna Rosa, e poi abbiamo fatto una canzone per l'occasione che si chiama Skyline, quindi per una volta Alberto ha confrontato la sua scrittura con quella di un altro cantautore, e proporremo questi brani sul palco dell'Auditorium domani. Collaborare è un verbo che si vede molto nella vostra biografia, insomma, altre collaborazioni di un certo peso poi, no? Intanto, visto che siamo in onda su Roma, mi fa piacere salutare due amici romani con cui abbiamo collaborato. Una è Jasmine Trinca, che appunto, ciao Jasmine, speriamo che tu stia bene. Noi con lei abbiamo registrato Bang Bang, secondo me una versione memorabile, anche se non sta a me dirlo, e poi Francesco De Gregori, con cui abbiamo collaborato un anno fa e che è presente anche sul nostro disco. Lui ha cantato una nostra canzone, La teoria del veggente, che adesso ascolteremo, sì, in chiusura di questa chiacchierata. Dopo il concerto romano, come sarà l'estate dei Lorage? Bella piena, fortunatamente bella piena. Siamo in tanti festival, visto che sono quelli che ci hanno scelto, mi sento di dire, nei principali festival. Cito tra i tanti il Negro Festival di Salerno, piuttosto che Collisioni in Piemonte, piuttosto che Carlo Ponte a Milano. Beh, a Roma ci siamo domani sera, e tanti altri. Insomma, abbiamo una ventina di date che trovate sul nostro sito, che guarda un po' è lorage.it. Nel frattempo state lavorando già a canzoni nuove? Siete, ecco, uno di quei gruppi in costante scrittura, oppure avete bisogno del momento di fermo per riuscire a concentrarvi meglio? No, beh, cerchiamo di lavorare molto, perché come con le ciliegie, diciamo, l'appetito viene mangiando. Secondo me poi tutta la in realtà una tira l'altra, sarebbe, per sì, esattezza, sì, maestro. Interdetto. Quelle le ciliegie, vabbè, comunque sì, il concetto è quello, che a noi il movimento fa bene e porta a lavorare di più, e sì, stiamo pensando a un nuovo disco e alle canzoni da metterci dentro. Grazie a Vincent e Alberto Visconti per essere stato con noi. Grazie a voi.